è venuto qui in Ciociaria e è stata l'occasione per parlare della sanità dopo il Covid, ma per fare il punto anche di quello che già è stato fatto. Sì, io devo dirvi che dopo il Covid ne ho sempre il terrore, perché non sappiamo se sarà dopo il Covid. Preferisco durante il Covid, perché ancora l'autunno vedremo come andremo avanti. La cosa interessante è che l'assessore ci dà continuamente, direi ogni due mesi, attenzione, quindi questa terra non è più da sola la Ciociaria, ma abbiamo questa alleanza stretta, per cui anche da Roma cominciano a guardarci in maniera differente, con le nostre tradizioni, diciamo, ciociare, delle modalità di svolgere le cose, ma anche con lo sguardo rivolto al futuro. Io sono molto contenta di queste visite, ha detto che ce ne sarà una prossima di verifica di quanto abbiamo messo in cantiere, lo aspettiamo, perché le visite sono sempre fruttuose di progetti futuri, come anche questa di oggi. Oltre 40 milioni di euro, un investimento che non è in campo in nessun altro settore in provincia di Frosinone. No, infatti apriremo i cantieri, saranno cantieri di riedificazione di alcune aree nostre ospedaliere territoriali che erano rimaste indietro, per dare sia sicurezza ai luoghi, cosa necessaria. Voi stessi conoscete la sanità, tutti i cittadini conoscono la sanità, quanti bisogno ha di interventi sul territorio. Sarà l'inizio di quello che poi ci servirà da agganciare con il nuovo piano di resilienza, perché questa sanità nuova di prossimità avrà bisogno di luoghi più sicuri. Quindi su questo investiremo.